Mi ricordo che avevo circa 15-16 anni. Ero sul divano con mio padre a guardare il nostro film preferito, che è L'attimo fuggente o Carpe Diem, con dentro l'attore che purtroppo non c'è più, Robin Williams, grandissimo attore. E c'era questa scena dove c'era il protagonista che era in crisi e il suo professore, con cui si era creato un rapporto d'amicizia, lo va a confortare, a chiedergli aiuto. E c'era sotto questa melodia al pianoforte, però c'erano anche dei violini sotto che lo accompagnavano, che era bellissimo. Io dicevo: oh mio Dio, devo assolutamente capire che brano è questo. All'epoca non c'era Shazam, quindi mi vidi il film tutto fino alla fine per capire, nelle varie musiche utilizzate nel film, qual era quella musica lì. Mi scrissi tutti i titoli, c'erano musiche di brani di musica moderna, alcuni di musica classica, insomma, me li scrissi tutti velocemente mentre scorrevano su un foglio di carta. Poi me li andai a sentire e con grande sorpresa quel brano che sembrava tutto, purché musica classica, sembrava una composizione veramente di una colonna sonora, era un brano di Beethoven. E sto parlando del concerto per pianoforte orchestra numero 5 di Beethoven, scritto nel 1809, pubblicato solo 2 anni dopo, tra l'altro quando uscì la prima edizione, Beethoven mandò una lettera, e ci abbiamo ancora oggi la lettera piena di insulti mandata all'editore dicendo che c'erano un sacco di errori, che quindi andava ristampato, andava rifatto. E il titolo della composizione è proprio Concerto per pianoforte orchestra numero 5, opera 73. Ma tutti noi oggi lo conosciamo come Concerto l'Imperatore. Si dice che il soprannome l'abbia dato Cramer, il grande pianista didatta che noi tutti i pianisti abbiamo studiato in conservatorio, e a quanto pare questo soprannome era così efficace che è durato nel corso degli anni. Bene, tieni conto che Beethoven non scrisse comunque questa composizione in un clima favorevole. Come dicevo, siamo nel 1809 e il 10 maggio Napoleone Bonaparte invade Vienna con bombardamenti, quindi Beethoven è sotto assedio, tant'è che deve cambiare casa, deve essere ospitato da degli amici, quindi immaginati fare tutte le valigie, prendere tutto, ricordarti di prendere i fogli pentagrammati per scrivere musica, perché questi momenti sappiamo che per i compositori sono veramente oro, perché nei momenti particolarmente belli o particolarmente difficili comunque sei ispirato, hai da dire qualcosa e quindi ti può venire l'ispirazione e la voglia per scrivere musica. Quindi prendi i fogli pentagrammati, va a casa di amici e in queste dimore provvisorie Beethoven probabilmente, chissà se va al pianoforte o componeva tutto a mente, ma non mi stupirei se fosse come in questo secondo caso. E la composizione che adesso ascolterai in realtà non risente di questi climi sfavorevoli, per esempio non si sente che c'è una guerra, che c'è un bombardamento in corso, non si avverte nella musica, così come non si avverte il fatto che sempre alla fine dello stesso mese, parliamo del 31 maggio del 1809, scompare Haydn, grandissimo maestro di tutti i musicisti, ma in particolare di Beethoven e di Mozart. Beethoven ha dedicato diverse composizioni ad Haydn, quindi è un momento particolarmente difficile. Ma proprio come ti accennavo prima, non si avvertono queste difficoltà all'interno della composizione, ma anzi quello che sentirai in questo secondo movimento, che è quello che ti farò ascoltare, ti accennerò, poi ti consiglio di andare ad ascoltarlo veramente su YouTube, fatto da un'orchestra vera, sentirai una sensazione di pace, una sensazione di fratellanza, quella che tanto ricercava Beethoven nell'umanità e che poi porta all'esasperazione all'interno della sua nona sinfonia, nell'inno alla gioia, eccetera, eccetera. Quindi io ti chiedo veramente di provare ad ascoltare questa musica in modo diverso. Non si tratta di una canzone moderna che dura 3 minuti e mezzo, dove al 30° secondo parte già il ritornello ed hai già capito come funziona tutta la composizione. Qui è un po' diverso, siamo più di 200 anni fa, i tempi erano diversi, la gente non andava sempre di fretta, e quindi prenditi il tempo, perché prima dell'entrata del pianoforte c'è un'introduzione bella, piena e abbondante dell'orchestra. L'orchestra che ti mette, ti predispone all'ascolto e all'arrivo del pianoforte. Quindi non aver subito, cioè se non senti subito il colpo di scena al 10° secondo, tranquillo, questo te lo devi godere. Te lo devi godere perché è un gioiellino, è una carezza per l'anima. E io credo che in questo momento, più che mai, in questo momento di coronavirus, casini, crisi economiche, prenderti 5 minuti per ascoltare un brano che ti veramente depura l'anima, io penso che faccia bene. E sentirai quando entrerà il pianoforte, sarà
Sono sicuro che magari ti scapperà e ti scenderà una lacrima perché questo brano ha qualcosa di veramente incredibile. Adesso io non voglio aggiungere ulteriori parole, voglio che a parlare sia la musica e quindi ti lascio ascoltare il secondo movimento del quinto concerto per pianoforte d'orchestra di Beethoven. Bene, spero che la tua anima abbia avuto un po' di ristoro con questa musica. Come ti dicevo prima, vattelo ad ascoltare bene, suonato da un'orchestra, suonato da pianisti di fama internazionale, in modo tale da renderti veramente conto a che cosa hai appena ascoltato, a che cosa eri davanti. E chissà se ci saranno mai più brani come questo, composizioni come queste e autori come Beethoven. Bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Christian! Hai bisogno di rendere memorabile un momento preciso della tua vita? Allora organizza un concerto di pianoforte. Qui trovi la mia mail per i contatti di lavoro. Intanto non dimenticarti di iscriverti al canale e di dare un occhio al video più visualizzato della settimana. Ciao!